Benvenuti a questo nuovo appuntamento con le strade della vita. In apertura ci occupiamo della festa del primo maggio, che è la festa del mondo del lavoro. Peraltro, in questo momento particolarmente al centro delle discussioni, delle polemiche per diversi fattori. Sono emersi proprio in questi giorni nuovi dati sulla disoccupazione giovanile, che sfiora il 36%, uno dei più alti in Europa. C'è la riforma in atto del mondo del lavoro, particolarmente controversa, e poi c'è anche, se vogliamo, un'ennesima discussione sul lavoro della domenica, sull'apertura dei negozi, per cui insomma il mondo del lavoro è piuttosto travagliato in questo momento. Quindi forse il primo maggio quest'anno assumeva un significato particolare e come sempre la nostra diocesi, in particolare il servizio di pastorale sociale del lavoro, ha scelto ancora una volta però di fermarsi e pregare, per cui eh, di vivere, festeggiare, ricordare i lavoratori, gli imprenditori eh, del primo maggio con una messa, una messa che tradizionalmente viene eh, celebrata a dal nostro vescovo che abbiamo sentito ma abbiamo sentito anche il direttore dell'MCL Umberto Morelli ma abbiamo anche voluto sentire un'imprenditrice perché è importante non soltanto sentire riflessioni sul mondo del lavoro ma sentire chi direttamente ha le mani in pasta quotidianamente. perché è importante essere qui stasera a questa messa dedicata ai lavoratori. E la crisi davvero è ancora pesante, la avvertiamo anche qui nel nostro territorio, la avvertiamo in tutto il nostro paese e diciamo pure in tutta l'Europa. È importante essere qui perché nei momenti di difficoltà dobbiamo darci una mano, dobbiamo aiutarci, certamente per far fronte alla crisi nei suoi aspetti concreti. La sapienza biblica ci invita a ritrovare il senso del lavoro, perché noi perdiamo il lavoro anche e soprattutto se perdiamo il senso del lavoro, cioè la dimensione etica del lavoro. Occorre avere questo orizzonte grande, l'uomo è chiamato, è chiamato da Dio a soggiogare la terra, come dice il libro della Genesi, cioè a renderla addomesticata perché sia abitabile per tutti, allora siamo tutti coinvolti eh, dagli imprenditori, agli operai, ma anche per favorire proprio un'educazione al senso pieno del lavoro, a cominciare anche dalla scuola, eh, tra le imprese e la scuola deve esserci maggior corrispondenza proprio perché questo favorisce quella educazione piena al valore come espressione dell'umanità. Ecco, se viene a mancare questo senso profondo del lavoro, è chiaro che poi la visione strumentale distrugge davvero anche l'impegno dei giovani nei confronti del lavoro. Ecco, siamo qui anche per questo. Eh, qui a Garagnano perché L'idea di fondo è quella che la messa nel corso dei diversi anni sia itinerante, quindi si sposti nei diversi luoghi dove c'è il lavoro nel nostro territorio. Quindi questo è il motivo per cui quest'anno si è scelto di farla a gragnano. È una messa importante, la messa dei lavoratori in un periodo segnato dalla crisi e quindi la riflessione sul tema del lavoro e anche la speranza che... Che, che viene dal, dall'essere cristiani diventa a maggior ragione importante. In particolar modo stasera si rilancerà anche il Fondo straordinario di solidarietà diocesano voluto dal Vescovo nel 2009. Sì, ehm, la crisi sembra non segnare il passo, anzi eh, sembra che stia aumentando il bisogno e la difficoltà delle persone. Eh, il fondo è nato per volontà del vescovo nel 2009, si immaginava che nell'arco di un triennio. Eh, esaurisse la sua funzione mentre invece ci troviamo oggi eh, a dover eh, pensare a che continuità dare a questo strumento importante perché le persone continuano ad essere in difficoltà. Stasera cerchiamo di rilanciare il fondo e per, eh, per vedere se con una nuova sottoscrizione possiamo aprire nuovi prestiti per le famiglie in difficoltà. Questo fondo ha erogato circa 750.000 euro di prestiti eh, su garanzia Fideiussoria delle banche a circa 291 diverse famiglie. Certo, è una piccola goccia in un mare grande, però noi abbiamo bisogno anche di piccole gocce proprio per dissetarci. Ecco, questo segno è importante proprio perché sollecita l'impegno solidale di tutti perché ci si salva solo insieme e dunque nel venire incontro a una situazione di difficoltà, di emergenza, ecco, si offre anche un orizzonte di carità effettiva proprio perché solo grazie alla carità noi recuperiamo la dignità della persona umana e la viviamo come solidarietà tra di noi. MCL compie 40 anni quest'anno, quindi veramente un impegno eh, verso i lavoratori. Qual è il ruolo di MCL? Quello di MCL è quello di essere al fianco dei lavoratori nelle varie difficoltà e credetemi di lavoro, ne abbiamo parecchi, soprattutto, soprattutto nell'ultimo nell nell periodo con la crisi economica. Abbiamo con i servizi, con i nostri servizi che sono un po' il nostro fiore all'occhiello, cerchiamo quello di essere... Uh, così il termometro della situazione confrontandoci con le persone e andare contro i loro bisogni anche se poi è alla luce della dottrina sociale della Chiesa cerchiamo di dare loro delle risposte. Chiediamo a te che sei un'imprenditrice, com'è la realtà dell'imprenditoria oggi in questo periodo di crisi? E diciamo che in questi periodi di crisi eh, sentiamo in modo particolare le difficoltà legate al fatto che molte aziende, soprattutto multinazionali per le quali noi lavoriamo, noi eh, stampiamo etichette autodesive prevalentemente per aziende farmaceutiche e molti stabilimenti italiani stanno chiudendo per aprire all'estero. Anche in altre realtà europee, vedete ad esempio l'Inghilterra dove c'è una tassazione particolare, agevolata per le aziende che depositano brevetti e producono in Inghilterra, quindi creando delle forze lavoro, delle, della ricchezza e noi però vediamo i nostri clienti che stanno andando via, portando via anche la ricerca, lo sviluppo quindi anche noi dovremmo un pochino adeguarci alle realtà europee fermo restando che il sistema Italia è piuttosto costoso e quindi rischiamo di non essere molto concorrenziali. Eh, stiamo cercando di inserire nuove figure professionali perché le, le tecnologie e le attrezzature eh, si stanno evolvendo in modo molto celere e, e quindi c'è la necessità di aggiornare anche le, il know-how del, del personale. Personale qualificato che ha difficoltà a... a ad apprendere nuove tecnologie e, mentre per i giovani dovrebbero esserci maggiori opportunità. Tu parlavi anche di una responsabilità forte che ha l'imprenditore nei confronti di tutti i suoi lavoratori e delle loro famiglie. Sicuramente perché ehm, nel momento in cui prendi una decisione tu sai che su questa tua decisione dipende anche la, la vita familiare di, di, tante, eh, di tante persone che lavorano per te. Dal punto di vista personale, chiaramente essere un'imprenditrice donna eh, aggiunge difficoltà a quelle già notoriamente eh, presenti per tutti gli imprenditori, eh, c'è tutta una gestione dei bambini, della, della famiglia e anche della casa, quindi eh, è piuttosto impegnativo. Un altro appuntamento che torna ogni anno rivolto ai giovani della nostra diocesi da 18 anni in su è il tour de V, un'esperienza di viaggio che li porta ad una meta particolarmente significativa per la conoscenza di un personaggio che magari in quelle zone ha vissuto, per riviverne eh, la spiritualità. In questo caso il servizio di pastorale giovanile con Don Paolo Cignatta ha scelto di invitare i giovani al Tour de Vie ad Assisi, per cui a ripercorrere eh, le terre di San Francesco, la storia, la vita e la spiritualità eh, di San Francesco. Allora sentiamo uno dei giovani che ha partecipato al Tour de Vie e ci facciamo raccontare com'è andato. Siamo partiti sabato mattina, eravamo un gruppo di 45 ragazzi, più o meno. Poi c'è stato il viaggio, è stato un viaggio abbastanza lungo, ha durato più o meno 4 ore, abbiamo fatto qualche sosta. Poi siamo arrivati verso, non so, nel primo pomeriggio ad Assisi. Ad Assisi subito abbiamo guardato un po', ci siamo guardati intorno, abbiamo guardato... Come era, abbiamo avuto una prima impressione, abbiamo fatto tante altre cose. La sera, per esempio, si poteva uscire tranquillamente. Eh, ci sono stati molti momenti anche di svago. Sicuramente è stato un viaggio molto spirituale perché ad Assisi ho respirato veramente un'aria importante di preghiera. Durante gli altri giorni abbiamo visitato tante cose, per esempio, abbiamo visitato le basiliche. San Ruffino, San Damiano eh, poi San Francesco che è stata forse una delle basiliche più importanti proprio perché rappresenta il santo, forse uno dei santi più importanti d'Italia. C'è stata trasmessa la figura di San Francesco non solo durante la sua vita ma anche quelli che erano i suoi pensieri, le sue, ma anche le sue paure, la sua vita. Di ragazzo ricco, benestante, che però non aveva ancora trovato un senso alla propria vita. C'è stato un momento in cui il Signore gli è apparso. Dove sono tenebre, che io porti la luce. È stato bello perché in tutti i tre giorni. Tra momenti di svago e momenti di preghiera si è creata una, una sintonia, cioè vedi proprio i ragazzi sorridere spontaneamente, cioè non c'era un. non è stato pesante, magari eri stanco, io per primo lo sono stato, magari volevo sedermi, però andare a vedere le cose che ci sono ad Assisi è veramente bello. Um... L'aria che ho respirato mi ha portato anche magari a cambiare. Mi sono sentito magari più, più preso anche dalle altre persone, vedere il buono che c'è anche negli, a, negli altri. Magari prima avevi dei pregiudizi su qualche, su qualche persona, ma con molti, per esempio, mi sono confidato, cioè che è una cosa abbastanza nuova. Cioè ho proprio sentito un cambiamento anche in me stesso. Quindi... Posso solo che consigliarlo alla gente che, che vuole, che magari in un periodo anche di difficoltà, vuole sentire con più forza la presenza del Signore. Ed ora ascoltiamo il commento al Vangelo di questa domenica, sempre con Don Gigi Bavagnoli. Siamo nella quinta domenica del tempo di Pasqua e come la volta scorsa Gesù si è paragonato al buon pastore, così in questa domenica, per spiegare ai, su ai suoi discepoli la relazione che vuole instaurare con loro, si paragona alla vite. Io sono la vite e voi siete i tralci. È un paragone ricco di suggerimenti e di riflessioni. Prima di tutto per dire quanto... I tralci dipendano dalla vita come eh, la, sua, la loro vita. La linfa vitale viene dalla radice ed arriva fino ai tralci. Quindi, lontani dal Signore, certamente i discepoli non potranno vivere pienamente la loro vita, tantomeno potranno esercitare la loro missione, il loro mandato di annunciatori e testimoni del Vangelo. E questo invito, rimanete in me, Certamente è un invito molto caldo, molto attento, direi quasi un ordine, un ordine che viene dal cuore, un ordine per il bene, ma certamente non è un invito da prendere alla leggera. Il Signore desidera custodire e accompagnare i Suoi discepoli in un legame vitale per loro, un legame di affetto, di amore, un legame di spirito che sempre rianima e riaccende il cuore dei discepoli. Il paragone prosegue con un'immagine un po' più difficile perché dice Gesù che come il vignaiolo il Padre pota i rami, strappa i rami secchi e pota quelli che devono portare frutto, per significare che la relazione con lui, che certamente è fonte di gioia, di libertà, di speranza, è anche motivo di fatica. È un motivo a volte anche di sofferenza perché la testimonianza del Vangelo non sempre riscuote quel successo e dà quella gratificazione che il cuore umano così fragile e così debole si attende. Allora la potatura è necessaria perché ognuno di noi purifichi il suo desiderio e custodisca davvero nel cuore la verità della relazione con Gesù e sappia sempre chiederla e riceverla come grande dono dal suo amore. E parliamo ancora di giovani perché l'associazione La ricerca ha chiesto agli studenti delle scuole superiori di Piacenza che incontra già spesso durante l'anno per incontri sulla prevenzione, sul disagio, di scrivere un pezzo partecipando a un concorso che si tiene già da sette anni su questo tema, Dio Dio, dov'è questo Dio? E proprio la settimana scorsa c'è stata la premiazione del vincitore che poi era una ragazza uh, di terza del Romagnosi, quindi la presentazione degli elaborati e c'era un ospite d'eccezione affrontare insieme ai ragazzi questo tema dapprima con una sua relazione con un suo intervento e poi rispondendo proprio alle domande dei giovani presenti. In questo caso si tratta di Roberto Vecchioni e lo abbiamo intervistato. Il concorso tra sogno e realtà è giunto alla settima edizione, in particolar modo qual era il tema di quest'anno? Quest'anno il tema era, era centrato sul rapporto tra adolescenza e spiritualità. E devo dire, dicevo anche stamattina, che... Quando abbiamo promosso questo tema eravamo tutti un po' lì perché non sapevamo bene quale sarebbe stata la reazione dei ragazzi su questo tema. In realtà le scuole che hanno aderito sono state tante e anche le attività che abbiamo realizzato, compresa quella di oggi in cui i ragazzi sono stati coinvolti. La presenza dei ragazzi, il loro coinvolgimento e la loro attenzione è stato veramente sorprendente. E la cosa che, che ci siamo resi conto è che. Um, Far emergere queste domande su Dio, sul significato della vita ai ragazzi non è tanto facile perché siamo accorti che se si dà loro il tempo, lo spazio e l'opportunità di farlo diventano veramente dei posti senza fine. Quello che è emerso in modo particolare è questa ricerca. Questo dubbio, a me la cosa che più ha colpito è stato questo, no? questa ricerca, questo dubbio, ma comunque quello di continuare a cercare. Probabilmente hanno ancora tanti dubbi, sono adolescenti, alcune certezze che a volte vanno e vengono, ma questo bisogno di, avere, di trovare un senso, un significato nelle cose che fanno tutti i giorni. Sì, si parla poco, si parla soltanto in convegni tra esperti. Ma è difficile trovare dei ragazzi che si riuniscano a parlare di fede. Qui ci sono tutte le scuole superiori del Piacentino e direi che è stata una bellissima manifestazione, molto bella, molto attenta, seria. <coughs> Ho notato, come avrete notato anche voi, che sono state premiate solo ragazze, quindi significa che le ragazze sono meglio dei ragazzi. E, ed è stata una, mh, una festa della, finalmente della libertà e anche del pensiero. Che è quello che i giovani devono coltivare assolutamente, perché non si può rimanere eh, inermi di fronte a una società così difficile da vivere, bisogna combatterla. Francesca, tu sei la vincitrice di questo concorso, di cosa tratta il tuo lavoro e soprattutto a cosa ti sei ispirata? Ma io ho intervistato una giovane suora, Sua Cecilia, che che mi ha veramente affascinato e questo spero che sia arrivato a tutti quelli che hanno letto e che leggeranno il mio brano perché è veramente illuminante, cioè sono, sono certe parole che, a cui diamo un peso che nella vita frivolo invece è un peso grandissimo, è un'emozione che, che spero che veramente arrivi a tutti come è arrivato a me per questo che ringrazio tantissimo Suor Cecilia perché... Perché si, è in, eh, ha messo in ordine parole creando cose magnifiche, delle sensazioni magnifiche. Tu in particolare che domande ti sei fatta? Uh, beh, il concorso mi, mi chiedeva dove era Dio uh, e quindi è una risposta troppo grande e ho dovuto chiedere appunto a qualcuno che sapeva più di me. Poi mi sono chiesta naturalmente se c'è effettivamente questo Dio e dove lo possiamo trovare quando e, e come lo possiamo trovare. Certo, eh, alla fine sono tutte domande che non si risponde mai. Cioè, sono, per fortuna che c'è ancora questa, questo piccolo mistero perché la, così la ricerca continua. Io dico che sono sempre meglio i ragazzi dei piccoli centri, non, fraintendetemi, non è che Piacenza sia un piccolo centro, ma di fronte a Roma e Milano sicuramente. Le grandi città sono massificatrici e sono anche. generalmente sono anche castranti, molto. E i, piccoli, I piccoli centri... Medi centri, eh, c'è sempre più voglia di, di fare, di emergere, di dare, e questo non solo tra i ragazzi, anche mh, nella, nella cultura della città. Io trovo molte più mostre a Mantova, a Piacenza, a Cremona che non a Milano e a Roma, eh, a facendo il rapporto di molta più cultura. In e, e per fortuna queste tradizioni rimangono. Oggi si parla tanto della necessità di dare una testimonianza. C'è un episodio eh, di fede, della sua ricerca di fede, che può essere esemplare per questi ragazzi? In ricerca. Ma gli episodi sono eh, sempre momenti mh, belli che arrivano dopo i momenti tragici, perché ci sono momenti tra malattia di qualcuno, perdita di un amico importante, perdita di un amore, che sembrano distruggere la tua vita. E quando ti accorgi invece che esiste anche il, il contrario e in poco tempo la, eh, la riassesti la tua esistenza, eh, ecco che ti dici c'è sempre un pro e un contro, questo non è casuale, eh, nella vita c'è sempre un momento in cui hai la rivincita e questo ti porta ad avere sempre più fede. Il maestro Vecchioni ha anche parlato del suo nuovo tour nel quale presenterà delle canzoni inedite che si basano sempre sul suo rapporto con Dio. Sì, ci sono canzoni ancora di riflessione su Dio perché non è finito questo ragionamento, lo porterò avanti fino all'ultimo momento perché è parte della mia vita ed è il mistero più profondo che abbiamo ed è bello poterlo, poterlo ogni tanto percorrere, è molto bello. Il, la tournée è lunghissima, la tournée teatrale che dura tutto maggio, metà giugno, in teatri molto belli tra l'altro, e, e, e il disco nuovo che si chiama I Colori del Buio che sta avendo anche un grande successo di vendita, cosa che non fa male effettivamente, è proprio questo, è cercare dei motivi per vivere nella vita. Questa domenica, 6 maggio, è la giornata di sensibilizzazione per l8 per 1000 Come sapete, maggio è il mese dedicato tradizionalmente alla raccolta del CUD ed è proprio sul CUD che si può firmare. Per l'8 per mille, poi adesso c'è anche il 5 per mille. Ne parliamo con il nostro vecchiero generale. Grazie per essere con noi, Monsignor Giuseppe Illica. Um, ormai, insomma, ci torniamo un po' ogni anno insomma, su, su questo tema, perché eh, è abbastanza importante, insomma, che entri un po', credo, no, nel, nella nostra mentalità, quella dell'8 per mille, o no? Eh, beh, è, la forma, è la forma che la Chiesa si è data dall'81 per mantenersi. Quindi i, quelli che si riconoscono cristiani. Mantengono la Chiesa fondamentalmente in questo modo, cioè firmando perché l'otto per mille del loro eh, imponibile eh, sia, eh, sia devoluto alla Chiesa Cattolica. Abbiamo visto che in questi anni, parlando ad esempio, anche con l'incaricato diocesano, che era Artemi, eh, abbiamo visto un po', un po' insomma, i numeri, i dati, ed effettivamente anche a livello nazionale l'8 per mille, la percentuale più alta, vabbè, viene data alla Chiesa, anche se poi ogni anno c'è sempre un po' forse di, di momento di crisi, di polemica, perché magari, eh, mi ricordo l'anno scorso, ma sono successe un po' di, di, eh, di questioni riguardanti la Chiesa, per cui c'è sempre un po' bisogno di rimotivare. Sì, 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 indubbiamente, ma eh, questo è, è, è normale, credo, cioè se la Chiesa perde di credibilità, diciamo così, è evidente che questo si ripercuote anche sull8 per 1000 cioè uno dice io eh, non mi riconosco più in questa chiesa e allora non firmo più per l8 per 1000 ecco, Sono un po' eh, reazioni, direi, comprensibili, dovrebbe essere altrettanto vero, però che invece uno che si riconosce nella chiesa dice faccio, ne faccio una questione di, di firmare perché è il mio modo di... Ecco, credo che poi <coughs> quando si... Si pensa all'otto per mille, non si pensa però soltanto alla chiesa al suo interno, perché quello che è, è speso dell'otto per mille non è soltanto per il funzionamento delle strutture ecclesiali, ma è per esempio per la costruzione di nuovi oratori, è per la ristrutturazione delle opere d'arte. Noi per esempio a Piacenza attualmente riceviamo ogni anno circa 350 mila euro, non sono tantissimi, però destinati ad aiutare nella ristrutturazione di, 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 oh, sì, di, di chiese, insomma di chiese che hanno un valore artistico, riceviamo però altrettanto più o meno per, la, eh, per il funzionamento della pastorale, il funzionamento della curia, eccetera. Insomma, ecco sono, sono, ehm, sono, sono cose queste all'interno, all però riceviamo tantissimo anche per la carità, cioè nei 350.000 euro che riceve la diocesi, per esempio, c'è dentro il, eh, quello che la diocesi ripassa alla Caritas, ma a livello eh, nazionale e a livello anche mondiale. La CEI aiuta tantissimi progetti di sviluppo, per esempio. Quindi non è soltanto una, un bene che, si, che, si, che ritorna alla Chiesa, insomma, è che la Chiesa, secondo quella che è la sua natura, la sua vocazione, poi si apre a... a al sociale si apre la carità, si apre le missioni, eccetera. Ed è per quello insomma che, che torniamo ogni anno su questo tema, ma che eh, come avete visto anche l'anno scorso e quest'anno, peraltro, sul portale. In questi giorni, se andate li rivedete. Eh, cerchiamo eh, nei nostri approfondimenti eh, in trasmissione di anche farvi vedere sempre come viene, eh, nell'ottica della trasparenza, utilizzato questo 8x1000. Quali sono anche le tante iniziative in diocesi, per cui ne parleremo ancora nel corso di eh, questo mese. E se voi, eh, come vi dicevo prima seguite il portale troverete anche i video, così insomma, eh, da una parte come dicevamo, come dicevamo prima, può capitare che ci siano eh, dei momenti in cui così ci si fa qualche domanda, ma insomma, è anche bello guardare sul territorio quello che viene fatto. Certo. Grazie. Prego. Ed Ora vediamo l'agenda della nostra diocesi. È iniziato il mese di maggio, come sapete, tradizionalmente dedicato alla devozione mariana, si tiene in tutte le parrocchie in genere la recita del rosario. Ma sono diverse anche le iniziative dei pellegrinaggi nei diversi santuari che sono presenti nella diocesi. Sul nostro portale trovate anche tutti i calendari. Domenica 6 maggio, festa della beata Rosa agat messa presieduta dal nostro vicario generale, Monsignora Giuseppe Illica, in occasione della beatificazione e della morte della fondatrice, e rinnovo. Della professione di fede per le figlie di Sant'Anna. Il tutto si tiene presso la casa madre sullo Stradone Farnese a partire dalle ore 17. Il 26 e il 27 maggio prossimi, come credo già saprete, si terrà a Veracà Tutto è dono, la festa rivolta ai giovani di tutta la diocesi. A partire dalla dopo Cresima fino a oltre i 30 anni, all'Arena daturi. Eh, come vi dicevo, è il servizio di pastorale giovanile a proporre questa festa, questa iniziativa per la prima volta nella nostra diocesi. C'è un sito dedicato anche per avere le informazioni, ma soprattutto per iscriversi, perché eh, capirete che organizzare un evento del genere necessita di un po' di preparazione. Il sito lo vedete anche scritto in sovraimpressione www.beracaggiovani.it Giovedì 10 maggio alle ore 17.30 presso l'Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Piacenza Teologia presenta un intervento alle 17.30 del filosofo Silvano Petrosino dal titolo Elogio dell'uomo economico. Domenica 13 maggio è la giornata dedicata alla promozione di Avvenire, il quotidiano cattolico. Ci sarà quindi la diffusione di questo giornale, la sua distribuzione gratuita davanti alle parrocchie. Ci sarà anche una pagina interamente dedicata alla vita della nostra diocesi. E sempre domenica vi ricordo che c'è il pellegrinaggio mariano nei vicariati e per quanto riguarda la città la celebrazione presieduta dal nostro vescovo Monsignor Gianni Ambrosio sarà presso il santuario di Santa Maria di Campania presso Piazzale delle Crociate alle ore 21. È tutto, vi ringrazio per l'attenzione vi ricordo di continuare a consultare il nostro portale sul quale trovate i video, le informazioni, il calendario e io vi aspetto come sempre sabato prossimo. Buona settimana.